Il Taranto non mette la sesta, riesce a creare tanto, colpisce anche una traversa, ma subisce la prima sconfitta del 2022 perdendo 2-1 contro il Monterosi a Viterbo. Formazione rossoblu con il 4-2-3-1, ma tante sorprese. Infatti sulla linea della tre quarti c'è Manè, sulla mediana gioca Cannavaro, entrerà Labriola che poi verrà espulso. Tredicesimo, il Monterosi va vicino al vantaggio con un tiro di Artistico all'interno dell'area di rigore. Chiorra si oppone, poi Riccardi mette in corner. Minuto 22 e 30, dai 30 metri c'è Giovinco che scarica il destro di prima intenzione, traversa. Cannavaro ci prova al minuto 33, pallone a lato. Il vantaggio del Monterosi arriva nel momento migliore del Taranto, ossia con Chiorra che non riesce a trattenere un tiro forte di Franchini. C'è Ekuban sulla respinta, Monterosi 1, Taranto 0. Nella ripresa il Taranto sfiora il pareggio dopo solo un giro di lancette. C'è un passaggio di Versienti per Saraniti, arriva in aria, Alia compie il miracolo deviando in corner. All'88esimo il Taranto resta in 10, c'è un fallo di Labriola espulso per doppio giallo, era stato ammonito 2 minuti prima. Il Monterosi sul finale prova a stringere i tempi, al 90esimo Parlati dal limite, Chiorra c'è. Poi fallo di Versienti su Mbede, all'inizio del recupero e c'è calcio di rigore, Costantino si presenta sul dischetto, spiazza Chiorra e 2-0. Nel recupero però c'è un cross di Ferrara, Saraniti di testa, supera Lia e 2-1 e sarà il risultato finale. È la prima sconfitta, come detto, del 2022 per il Taranto. Sabato prossimo alle ore 21 la gara con la Virtus Francavilla allo Iacovone.